Boh bro, quindi che devo fa? Boh, non lo so, te che vuoi fa? Boh, non lo so, possiamo tipo... Senti un po' sul gruppo se c'è la partita stasera. Sono loro? Ciao Federico, la tua copia di FIFA 17 è disponibile presso il negozio di GameStop di fiducia. O quindi? Signore e signori, oppure signori e signorine. Pure lui, signore. Pure signore, soprattutto signore nel suo caso. Siamo qui con l'eroe di PES. Belle signore. Belle signore. Con l'eroe di PES, colui che ha preso la sveglia qualche mese fa, ma che forse tornerà sul canale con Vasco di sottofondo per dirvi che FIFA è tornato. Che FIFA 17 è arrivato, cioè nel senso stiamo andando a prendere adesso, quindi fine di quanto ci FIFA mettiamo. Rispetto. FIFA è addirittura poetico, Al Pacino ce fa, non ve lo dico. A dopo. One eternity later. Allora, ce l'abbiamo. Sei pronta a prendere la sveglia pure a FIFA? Aspetta, ma qua io ce l'ho giocato a questo. FIFA mi fa schifo. FIFA ti dico, quindi ottima pubblicità ragazzi. Ha detto FIFA 17 is, come ha detto prima? Tipo is now. No, is now. Is back. Is back? FIFA is back, vabbè, ma poi dice uno rompe tutto. Andate. Ok, signori, Premier League, Liga, qualcosa e Bundesliga. E adesso cameraman mi riprenda per please. Abbiamo ripreso tutto quanto, sappiamo anche Dobli Digital. Adesso lo andiamo a provare. Bella ragazzi, bentornati sul mio canale. E finalmente, sono quasi emozionato nel dirlo, benvenuti su FIFA 16. Ah no, aspettate, ho sbagliato clip. Non c'è mai una favorita quando si arriva a una finale di Coppa, c'è però la suggestione straordinaria di un match che può regalarci grandi emozioni. E c'è anche grande tensione, speriamo che la voglia di vincere superi la paura di prendere gol. Speriamo di assistere a una sfida vincente. Chelsea e United stanno per affrontarsi ancora. Benvenuti su FIFA 17. Questo è sparito. Boh, sarà successo qualcosa di importante.